Se avessi dato ascolto a tutte quelle persone che mi dicevano: ma sei pazzo che vuoi fare video dove insegni a creare videogiochi? Perché così effettivamente formerai delle persone che potenzialmente potrebbero rubarti il lavoro. Queste erano le frasi che mi venivano dette quando avevo circa 20 anni, quindi un 4 anni fa, 3 anni fa, quando ho voluto iniziare a fare questi video. Praticamente venivo suggerito di non realizzare dei video dove insegnassi quello che io sapessi fare, per il semplice fatto che probabilmente potevano venire fuori nel tempo delle persone che potenzialmente potevano fare il mio stesso lavoro come me o meglio di me. Quando io ho ascoltato queste frasi, ho detto: è impossibile questa cosa, nel senso che ok che potrebbero nascere effettivamente altre persone, però perché a questo punto io ho studiato da altri? Perché non posso ricondividere anche tutto quello che ho studiato? E così ho iniziato a fare video, ma perché sapevo che fino ad ora tutte queste frasi per me valevano zero. Non è assolutamente così che funziona. Voglio oggi rispondere a questa domanda, ovvero perché, Samuele, hai fino ad ora realizzato più di 1000 video, forse siamo a 1000 video, adesso non lo so, ma uno al giorno da 3 anni mi sa che sono un bel po' di video, soprattutto perché hai fatto tutto questo in maniera gratuita. Questa è una cosa che forse non ho mai risposto, forse ho già risposto, non ricordo a dire il vero, ma voglio parlarvene insieme a voi. Quando ho deciso di fare video su YouTube, la mia idea principale era, in primis, perché mi piaceva fare video. Volevo cercare di portare in Italia una realtà, volevo far avvicinare le persone a questo mondo, allo sviluppo di videogiochi, perché vedevo che in Italia c'era ben poco di robe fatte con una certa costanza. E quindi ho detto io: secondo me c'è possibilità di emergere, secondo me c'è possibilità di prendere un mercato ben preciso. Numero 2, dopo il mega progetto, il primo che mi fece poi andare avanti, il progetto di Mondo Convenienza, no? Sapete benissimo di cosa sto parlando, i 7 videogiochi che ho realizzato per loro. Bene, praticamente dopo quell'esperienza ho iniziato a capire quanto fosse importante avere un'ottima immagine online, o comunque avere un'immagine che può servirti tantissimo nel lavoro, in quello che fai. Così, quando feci quel lavoro, dissi a me stesso: secondo me, se inizio a farmi vedere di più online, molto probabilmente potrebbero aumentare di un bel po' i miei clienti. E così è stato. Quando ho iniziato a fare effettivamente i video su YouTube, la mia idea era quella di fare tutto in maniera gratuita, in modo tale che i numeri potevano essere sempre maggiori, perché ovviamente non ci sono costi di accesso. È gratuito usare YouTube, è gratuito vedere i miei video su YouTube, è gratuito usare la maggior parte dei programmi che utilizzo. Ovviamente ci sono programmi a pagamento e programmi non a pagamento. Questo cosa ha comportato? Ha portato una crescita del nome Samuele Sciacca, quindi ha aumentato la mia notorietà web. Questo ha comportato anche che su 100 persone che magari mi seguivano, anzi facciamo su 300, uno potenzialmente poteva essere un mio cliente. Ed è così è stato. L'avere effettivamente realizzato dei video su YouTube mi ha portato effettivamente ad iniziare a fare proprio questa professione. Non è stato soltanto questo, non lo nego, sicuramente sarà stato anche conoscere Manolo Deoluc, che con lui stiamo facendo dei lavori super fighi, sarà stato anche il trasferirmi a Milano, sarà stato aver fatto progetti a destra e a sinistra, aver fatto anche molto networking attraverso LinkedIn e altre piattaforme. Sono state una serie di cose, ma il motivo principale per cui effettivamente fino ad oggi ho sempre pubblicato contenuti gratuitamente e mai nessuno a pagamento è perché il mio business è un altro. Fa strano dirlo, anche se vedete la pubblicità qui su YouTube, i guadagni sono veramente veramente pochi. Vi confesso che sono di più le spese che ho per far realizzare questi video che i guadagni relativi a YouTube. Ma allora perché continuo anche a spendere più di 30 euro al mese per gestire la piattaforma sviluppareGiochi.it? Questo perché il mio lavoro è tutt'altro. Dall'inizio ho sempre detto che volevo fare videogiochi per altri clienti, per aziende, e fino ad ora, come avete visto dal mio sito samuelesciacca.com, ma anche da tutti i lavori che abbiamo fatto finora, abbiamo creato una serie di videogiochi molto importanti: il videogioco per l'Agenzia Spaziale Europea, i videogiochi per la Boeing Gap, quindi Warner, abbiamo fatto il videogioco per Amazon Prime Video, il gioco ufficiale di LOL Grida Fuori, LOL The Game, abbiamo fatto una serie di giochi importanti. Quello è il mio vero business, quella è la mia vera entrata. Ora so che molti potrebbero pensare: ma Samuele, lo sai che potresti comunque un minimo fare un business passivo e così via? Sicuramente in futuro realizzerò dei contenuti a pagamento, ma quando ad esempio ho deciso più volte durante il mio percorso di iniziare a fare qualcosa a pagamento, ho pensato: vale veramente la pena guadagnare quei 1500 euro in più, 2000 euro in più all'anno, però togliere la possibilità a molti di poter vedere i miei contenuti? Attualmente no. E lo so che molti stanno dicendo: perché Samuele 1500-2000 all'anno? In questi mesi ho fatto delle stime
delle possibili entrate che è possibile prendere con i miei numeri e con il mercato attuale. E non sono numeri che ti permettono di avere delle entrate consistenti che poi ti permettono di fare un vero e proprio business solo con questo. Sicuramente il mio intento in futuro è quello di avere un business passivo attraverso sviluppare giochi, attraverso la piattaforma, attraverso la formazione su come creare videogiochi. È un mio interesse, ma attualmente il focus principale che voglio avere io è su creare videogiochi. Ma sapete perché? Perché a fine 2020 ho ragionato, ho detto nel 2021 voglio iniziare anche con sviluppare giochi ad avere un'entrata passiva. E il fatto è che per avere un'entrata passiva su sviluppare giochi, come si deve, è nel momento in cui tu proponi dei contenuti a pagamento, devi anche dare dei contenuti di altissima qualità. Non che non lo siano adesso quelli che ho pubblicato, ma è giustificabile magari un contenuto gratuito rispetto a uno a pagamento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi fossi dovuto focalizzare adesso su sviluppareGiochi.it, mi avrebbe richiesto molto tempo e potenzialmente un guadagno che non lo riesco a sapere, ho un'ipotetica stima. Quando invece adesso io ho un vero e proprio business, che è quello di creare videogiochi, e quindi secondo me prendere tutte le mie energie e focalizzarle su questo aspetto, ovvero su quello di continuare a fare videogiochi per i miei clienti, è già una cosa che sto avendo dei risultati. Nel 2020 abbiamo avuto una crescita incredibile, quindi perché non continuare su questa direzione? Perché non continuare a spendere del tempo proprio su questa direzione, ovvero su quella di creare videogiochi per aziende? Ovviamente non voglio chiudere e sviluppare giochi, perché io questo qui, tutto questo che stiamo facendo adesso, lo vedo come lavoro a lungo, lunghissimo termine. Ma il motivo principale per cui sto facendo tutto in maniera del tutto gratuita è perché, ragazzi, il mio lavoro principale è fare videogiochi, non è quello di guadagnare attraverso la formazione. Sono anche molto convinto che un domani, nel momento in cui io mi focalizzo sui lavori che sto facendo e sullo studio, potrei offrire contenuti di maggior valore e quindi anche maggior costo, ovviamente. E anche perché una cosa è comprare un corso di 50 euro di un Samuele che ha fatto X, una cosa è comprare un corso ad esempio di 50 euro di Samuele che ha fatto X, Y, Z. Il valore che viene percepito esternamente non è lo stesso. Il motivo principale è proprio questo: il fatto di aver fatto video su YouTube in maniera molto indiretta fa vedere anche all'esterno la qualità dei miei lavori. Anche se qui su YouTube non faccio altro che insegnare, quindi non faccio vedere proprio del tutto i miei giochi, perché una cosa è fare giochi, una cosa è insegnare a fare videogiochi. Bene, questo mi è servito nel tempo ad avere anche maggior credibilità, mi è servito, mi ha dato la possibilità di fare dei lavori con le aziende e quindi confermare le ipotesi che i miei clienti avevano su di me. Ovviamente vedendo le prime ipotesi che vedevano online, vedevano che effettivamente la gente mi segue perché creo videogiochi, contattiamolo e vediamo se veramente sa fare videogiochi. Ovviamente nel tempo questa cosa sta cambiando sempre di più, perché sto avendo anche un background, un portfolio di progetti che non è quello di un anno e mezzo fa, e questo è normale, bisogna avere del tempo per creare tutto quello che è necessario creare. Faccio video gratuiti perché sono molto sincero di dirvi che attualmente guadagnare un minimo di soldi non è nel mio interesse. Non voglio dire che sono milionario, non ho bisogno di soldi, assolutamente no, perché come sapete c'è sempre bisogno di entrate per fare degli investimenti, per migliorare la qualità dei prodotti in generale, assolutamente. Voglio soltanto dire che non voglio attualmente precludere molte persone, non voglio attualmente diminuire la crescita della mia, tra virgolette, immagine online solo per una piccola nicchia. Sicuramente un domani farò dei contenuti extra, mi piacerebbe tra qualche anno, non subito, scrivere un libro o sullo sviluppo di videogiochi, intendo una guida, o ad esempio fare un corso ben più grande, ma non vi preoccupate che molto probabilmente nei prossimi mesi vedrete altri corsi del tutto gratuiti. C'è anche da dire che ho diminuito un po' l'importanza della creazione dei corsi per il semplice fatto che, come vi ho detto qualche minuto fa, mi sto concentrando su una cosa dove vedo in maniera proprio visibile la crescita, ovvero realizzare videogiochi per i miei clienti. Se io dovessi decidere, ad esempio, da oggi di prendere, immaginiamo che ho 10 ore al giorno disponibili, immaginiamo un'ipotesi, e io dovessi dire dedico 8 ore al giorno a creare videogiochi e 2 ore su YouTube e corsi. Benissimo, io so che lavorando 8 ore ai videogiochi e 2 ore ai corsi, sto vedendo che ho un determinato guadagno, perché nel 2020 ho avuto una crescita, nel 2021 stiamo andando molto molto bene. Ecco, se dovessi diminuire il tempo che dedico allo sviluppo di videogiochi, facciamo 4, anzi 5, sono certo che bloccherei quella crescita, bloccherei la crescita che sto avendo con la mia futura azienda, perché il mio obiettivo è quello di creare la mia azienda. Quindi toglierei del tempo ad una cosa che sono certo che sta crescendo, perché aumentano le richieste da parte dei nostri clienti, ed è vero che aumenterei del tempo ad una cosa che non sto dicendo che non avrebbe del potenziale, assolutamente no, questo non lo voglio dire, perché va testato, come ho testato sul social, viola, streaming, negli scorsi mesi.
ma sto dicendo che non so potenzialmente se quel tempo che dedico a questa piattaforma YouTube o in generale a sviluppare giochi.it economicamente potrebbe valerne l'investimento. Se però vi state chiedendo: ma Samuele, allora perché continui a fare i video? Continuo a fare i video perché in primis mi piace avere questa costanza, è per me ormai una routine che non mi va effettivamente a pesare durante il mio flusso lavorativo, ed è una cosa che mi piace l'idea di avere un repository di video e mostrare a tutti tutto quello che è stato il mio percorso, sia quelle persone che mi seguono ogni tanto, che vedono un video una volta ogni 2 settimane, ogni mese, o quelle persone che mi seguono invece tutti i giorni. Far vedere, ovviamente, dimostrare anche che la costanza è un elemento chiave anche per la crescita, che sia online che sia offline, sono tutte cose importanti. Oggi quindi, se ho deciso di fare video in maniera del tutto gratuita, è perché soprattutto mi piace. Sono consapevole che non mi cambierebbe la vita a guadagnare leggermente di più attualmente. Con il social viola ho voluto provare, ho sperimentato, mi è servito a capire che se un domani volessi guadagnare, se dovessi fare live ogni giorno, potrei riuscire a prendere anche quasi un mezzo stipendio buono, potrei anche già solo pagarmi l'affitto con quel social. Quindi mi è servito a testare questa cosa, ma ho visto che non ne valeva la pena, perché mi toglieva delle energie importanti per una cosa che sto vedendo che cresce, ed è una cosa che ovviamente mi porta anche più, non dico credibilità, ma ovviamente fa vedere le mie potenzialità, mi permette di crescere, fare videogiochi uno dopo l'altro, ovviamente miglioro sempre di più, tutte queste cose qui. Spero di aver risposto a questa domanda. Ovviamente potete chiedermi qualsiasi cosa qui sotto nei commenti, io li leggo sempre i commenti, anche se non rispondo, però li leggo, la maggior parte dei casi li vedo, però non rispondo quasi sempre. Ma non vi preoccupate, perché ad alcuni rispondo, ad altri no, ma non perché non voglio rispondere, è una questione di tempo, ma bene o male li leggo quasi sempre tutti. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento qui sotto, potete contattarmi in privato anche all'interno del mio sito internet samuelesciacca.com. Noi ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video, quindi cercate di non mancare, e per non mancare e rimanere aggiornati, clic sul bottone iscriviti. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.